Amici, benvenuti nel mio canale Jenny Polito. In questo mio primo video rappresenterò la Skipidoor Pasta Butter. Spero che vi faccia piacere il mio arrivo su YouTube e scusate anche se c'è eco, ma purtroppo ho traslocato e quindi la casa è vuota e quindi fa eco. Quindi domani, no, lunedì che registrerò il video, staremo già nella nuova casa, quindi spero vi piacerà, vi farò vedere il tutto. Ho 11 anni e ho un cane di nome José, un fratello, una mamma e un papà, normalissimo. Adesso oggi vi rappresenterò appunto la Skipidoor Pasta Butter. Iscrivetevi al canale per entrare a far parte del team Lama e allora andiamo al video. Eccomi, adesso dovrete girare lo schermo, penso, non so, adesso vedrete un po' al contrario, vedrete il contrario, ma ecco qua. Allora, questa è la Skipidoor Pasta Butter, appunto bellissima, perché ci sono quattro colori e sono più di 100, sì, sono più di 100 grammi, sono 100 grammi, quattro colori. Tutti profumati appunto, quindi Skipidoor Pasta Butter. Ho preso questa qua perché mi impressionavano i colori viola, celeste, arancione e bianco. Questi qua da qua si possono vedere i colori. E poi insieme a questo prendete sempre il Nevatin, che adesso vedremo. Allora, è consigliato dagli 8 anni in su e quelli più piccoli di 3 anni ovviamente non lo possono utilizzare. Costa 3,50 Megatin e basta. Adesso possiamo vedere qua l'officina dei ragazzi, poi Top Nails, scusate, Top Nails di Mix Discovery, Giochi e l'angolo della tecnologia. Quindi adesso vediamo. Qua fa vedere la pasta butter e alcuni consigli, poi indice, i Top Nails appunto, poi Mix Discovery, poi i giochi che sono praticamente, scusate, di quiz. Vediamo, poi qua sotto ci sono le soluzioni. Poi qua l'angolo della tecnologia. Allora, vi consiglio sempre di prenderlo perché è molto carino. Adesso, siccome sono molto curiosa, andiamo a aprirla. Allora, la scatola era già molto aperta, però si apre molto volentieri quando so di... Vabbè. Che odore, scusate un attimo. Ok, eccomi. Ci sono molti, quattro paste molto grandi, se devo dire la verità. Eccole, queste sono le dimensioni. Vi faccio vedere così, ecco, attraverso la mia mano, quanto è grande. Che odore, ragazzi. Non potete capire proprio. Un odore... Allora, ecco l'ordine, quindi cominciamo da quella celeste. Se riesco ad aprirla, ecco, ci sono riuscita. Ecco, non si rimane attaccata. Apro tutte le bustine a tra poco. Ok ragazzi, ho tolto tutte dalla busta, solo in quella rosa si vede che è un po' sfracellata, ci ha avuto molta difficoltà a tirarla fuori dalla tua scatola. Lascia dei residui e l'odore sulle mani, ma vabbè, dettagli. Partiamo da quella blu. Wow! Oh raga, ma quanto è morbida!
Sì, no, sembrano dei panetti di plastilina, ma non credo sia plastilina. Cioè, si distingue come la plastilina. Cioè, dai. Allora, ragazzi, sì, è morbidissimo, proprio non c'è scampo. Sì, non si stende appunto, questo è il problema. Cioè, allora, cioè, se è batter, doveva essere batter che si stende, ma ecco qual è il problema. Adesso mi leggo un po' la prima pagina, quella che mi trovo qua, 2 secondi ci metterò, e la leggerò e vedremo se ci sono dei consigli per quando si indurisce. Allora ragazzi, qua sulla lista dicono che bisogna lavarsi le mani dopo averla utilizzata, di non lasciarla, esposta all'aria se no si indurisce, e prima di metterla nella sua propria scatola, come posso spiegare, di metterla subito nel... di avvolgere in una pellicola da cucina. Adesso muoviamoci. Allora, se quella pianta, ma no, è più dura ancora. È più dura di questa, ragazzi. Poi da notare, guardate, il segno del mio anello. Vengo a toglierlo. Sì, questa è molto morbida. Più o meno morbida di quella blu, se devo dire la verità. Passiamo a quella arancione. Sì, anche questa tenetela un po' a caldo perché sì, è un po' duretta anche questa, ma i colori sono e gli odori sono favolosi. Odorano tutti di un mix di frutta perché appunto questi assomigliano dei colori di frutta. Questa si stende molto più di quella blu e bianco. Oh no, meno male che è caduta sulla cosa che io tengo sulla sedia che tengo qua. Andiamo a quella, quella che ho avuto più difficoltà a toglierla. Sì, anche questa è molto dura, bisogna solo tenerla al caldo. Adesso prendo un piccolo pezzo di questa, un piccolo pezzetto di questa, un piccolo pezzetto di questa e un pezzettino di queste, andiamola ad unire, perché io non sono una che ama unire tutte le paste, fare un colore brutto, cioè non sono una di quel tipo di ragazza. Dipende dal risultato, perché se esce un nero brutto, faccio, mi è scolaiata poco. Ecco il colore finale. Ah, comunque scrivetemi qua giù nei commenti se in un prossimo video vorreste vedere il mio cane Giuseppe. Vabbè, questo è il risultato, molto morbido, non si stende, non si allunga, ma comunque è molto bello. Bene ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto.